giorno dopo giorno ero diventata un'altra, quella che loro volevano che io diventassi, un essere insensibile che sognava odio e sognava la vendetta. Pensai, adesso raccolgo questa pistola che avevo tanto visto usare e gli sparo. Seguendo il filo doloroso del racconto di guerra, di morte di Liliana Segre, sopravvissuta ad Auschwitz, sono rimasti incollati alle sue parole e al suo viso per oltre un'ora gli studenti di Rondine, provincia di Arezzo, qui per l'ultimo incontro pubblico della senatrice a vita che proprio ai giovani, quelli che definisce i suoi nipoti ideali, ha voluto lasciare il testimone della storia. 90 anni, 30 li ha passati dentro le scuole a raccontare, ora mi riposo, non voglio più soffrire. Fanno male i ricordi, come quello di Janine, l'operaia con cui lavorava alla fabbrica di munizioni di Auschwitz, aveva perso due dita. Non serviva più, andava il gas. E io che ero appena passata e che tutti i giorni lavoravo con lei, sono stata orribile, così ero diventata. Io non mi sono voltata. Io non accettavo più distacchi e fui orribile quel giorno e non ci fu poi mai più un tempo in cui io non mi ricordai di Janine. L'egoismo della paura, non volevamo sentire più niente, dice. Ed ero lì col mio corpo sempre più cadente, sempre più magro, sempre più orribile, non più donna neanche, senza le mestruazioni, senza il seno. Spesso senza le mutande, perché quando a una donna si toglie la dignità, l'umanità stessa, le persone, allora bisogna astrarsi, bisogna togliersi da lì col pensiero se si vuole vivere. Il distacco più grande, quello dal padre, con lui aveva anche diviso la cella 202 del quinto raggio di San Vittore. Ad ascoltare il racconto della Segre lucido e profondo ci sono alcune tra le più alte cariche dello Stato, c'è chi non trattiene le lacrime, la senatrice si tocca il braccio quando ricorda il numero tatuato sulla pelle. Non perdono e non dimentico, ripete, ma l'eredità di Liliana Segre è tutta nel racconto dell'ufficiale nazista che davanti a lei, persa la guerra, si toglie la divisa per scappare e getta via l'arma. Non ho raccolto quella pistola e da quel momento... finisco sempre così, sono diventata quella donna libera e quella donna di pace con cui ho convissuto fino adesso.